Ciao a tutti ragazzi, io sono Davide e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere come ottimizzare e velocizzare al meglio Windows 7. Allora, come prima cosa andiamo sul pannello di controllo ed andiamo a disinstallare tutti i programmi di cui non abbiamo bisogno. Facendo questo andremo sicuramente a liberare dello spazio nell'hard disk e quindi a migliorare le prestazioni del nostro PC. A parte questo, dopodiché andiamo su Start e andiamo a scrivere msconfig per entrare nelle configurazioni del sistema. Apriamo quindi msconfig e troveremo delle opzioni, appunto opzioni di avvio, servizi, avvio e strumenti. Andremo appunto su avvio e questi qui sono tutti i programmi che partono all'avvio del nostro PC. Ogni volta che accendiamo il PC, questi programmi partono in automatico, quindi rallentano molto il nostro PC, la nostra accensione. Andiamo quindi a disabilitarli aumentando la velocità di accensione. Quindi, ad esempio, non voglio che Daemon Tools si attivi all'accensione del PC e quindi disabilito la casellina. Lo stesso anche per iTunes. E basta, anche per Skype, e dopodiché andiamo a fare applica e premiamo ok. Qui vi dirà di riavviare il PC, non lo riavviate adesso, lo riavviate alla fine, e a questo punto andiamo sempre dove eravamo, su msconfig, e andiamo a vedere un'altra cosa, andiamo su opzioni avanzate, quindi su opzioni di avvio, opzioni avanzate, andiamo ad inserire il massimo numero di processori. Se il vostro PC appunto utilizza 4 processori, qui vi comparirà 1, 2, 3, 4, voi andrete ad inserire 4 per utilizzare tutti e 4 i processori e rendere appunto le prestazioni ancora migliori. E andate a cliccare su ok. E ancora su applica. Ok. Dopodiché, ancora qui, non riavviate ancora il PC, un'altra cosa molto importante, si trova su computer, facendo clic con il tasto destro, andiamo su proprietà, a questo punto si aprirà appunto le informazioni del sistema, andiamo qui a sinistra su impostazioni di sistema avanzate, clicchiamo appunto, e qui troverete su prestazioni, effetti visivi, pianificazione processo, utilizzo memoria e memoria virtuale. Andiamo su impostazioni, ok, qui su effetti visivi andiamo su personalizzate e lasciamo selezionate solamente queste caselle che ho selezionato io. Praticamente in questa maniera andiamo ad eliminare molti effetti grafici che riducono leggermente in maniera però irrilevante la grafica e aumentano le prestazioni in maniera modesta. Quindi andiamo a selezionare, a flaggare la casellina attiva AeroPic e tutte quante queste altre comunque che ho flaggato io. Quindi ve le farò vedere. Ok, una volta selezionate queste caselle avete appunto ottimizzato al meglio la grafica con le prestazioni e premete ok, ancora ok. Dopodiché andiamo a vedere un'altra cosa, andiamo su servizi, qui ci sono tutta la lista di servizi offerti appunto da Windows che ci permette di fare diverse cose, però molti di questi non sono mai utilizzati. E quindi disabilitandoli si può avere un piccolo miglioramento delle prestazioni. Quindi andiamo a eliminare, io alcuni l'ho già disabilitati, per esempio il fax deve essere disabilitato, copia shadow del volume deve essere disabilitato, tanto non serve a nulla, o quantomeno serve però sono cose che servono se usi il PC in una determinata maniera, quindi voi se volete vedere a che cosa serve basterà cliccare all'interno del servizio e vi darà la descrizione di cosa serve. Possiamo disabilitare anche questo, possiamo disabilitare i due servizi di Windows Media Center,
per disabilitare vi basterà cliccare due volte e andare a fare disabilitato e premere ok. Possiamo andare a disabilitare anche pubblicazioni e risorse per individuazione e poi basta. A questo punto noterete qualche miglioramento a livello di prestazioni. Una cosa molto buona che vi posso dire, che vi metterò il link in descrizione, potete appunto scaricare un programma molto interessante che è questo qui, è CC Cleaner, che serve appunto per la pulizia del PC e per trovare appunto alcuni errori che ci sono a livello di sistema. Quindi ve lo metterò anche questo in descrizione. È un programma molto semplice, per la pulizia basterà fare analizza e poi avvia pulizia, e per trovare gli errori andare sul registro e fare trova problemi e vi troverà alcuni problemi e vi li cancellerà. È un programma molto utile e molto semplice da utilizzare. Ci sono anche le impostazioni per l'avvio, anche qui per eliminare i programmi che partono in automatico all'avvio del PC, e molte altre cose carine. Quindi spero che il video vi sia stato utile. Se vi è stato utile, mettete un bel like e noi ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio, alla prossima.